não foi à toa, não. Sempre me lá o topinho, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E passei a vida inteira pra um som incrível, chamados do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, parados do sol. Vaca do cidadão, o vaca da civilização. Vaca do cidadão, o vaca da civilização. Mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira pra no chão incrível, se não males do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pra que tanta TV, tanto tempo pra perder? Qualquer coisa que se queira, saber querer. Tudo bem de situação, de vez em quando é bom misturar o Brasil. Ô, vaca do cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sempre me dá utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira, plano chão incrível, chamados do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Pra que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje. Foi à toa, não. Sempre me dá utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia, não. E tracei a vida inteira pra um chão incrível, chamados do sol. Apoiado em poesia, tecnologia, baralhos do sol. Consertar o rádio e o casamento é. Corre a felicidade no asfalto cinzento. Já vou abolir a escravidão. Roberto Piccini, insomma, si riparte, ormai smaltita la delusione dello scorso anno, dimenticato anche il grande campionato, perché comunque bisogna ricordare anche che Livorno ha fatto un grande campionato, si riparte con obiettivi importanti. Sì, l'obiettivo è sempre il solito, ormai è un ritornello e fino a che non lo raggiungiamo siamo determinati a resistere. No, credo che quest'anno abbiamo già in partenza un buon complesso, pronti a vedere in corso d'opera eventuali defezioni, ma credo che partiamo già con delle potenzialità importanti, comunque poi vedremo. Partire a razzo potrebbe essere quest'anno la novità. Beh, l'intenzione è quella per davvero di evitare la tombola dei playoff e per non avere amare sorprese come questa ultima, insomma, quindi riteniamo di aver dato un input allo staff tecnico di realizzare gli obiettivi di una squadra che potenzialmente abbia la capacità di una ascesa rapida. Sempre ovviamente restando al giudizio del campo, però mi pare che potenzialmente il lavoro tecnico stia andando in quella direzione. Sono arrivati, Roberto, anche nomi importanti, Piovani, Gelsi, anche gli altri, soprattutto questi due giocatori sono indubbiamente dei giocatori completi, finiti. Credo che fisicamente stiano bene, quindi mi pare che oltre all'esperienza hanno anche la possibilità di mettere a disposizione una buona tenuta atletica. Fiducia, tanta. Nell'ambiente sì, molta fiducia, ripeto, poi magari il campo potrà anche dare responsi diversi, ma le potenzialità mi sembrano siano tuttora intatte. O mais mala, pelo amor de Deus, o mais mala, meu, por caridade. O mais mala pro ceguinho, pro menino em toda a esquina, tem gente só pedindo. O mais mala pro desempregado, o mesmo aliado, o preto, o pobre, doente. O mais mala pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Ele que pede, eu que dou, ele só pede o ano é 1990 e tal. Eu tô cansado de dar esmola, qualquer lugar que eu
bagno, no bagno, no bagno, no bagno, no bagno, no hospital, no restaurante, no sinal, no morumbi, no bairro, filho. Meraviglioso, siamo nel cuore di Livorno, dove Livorno ha conosciuto la genesi, la sua nascita, e credo che questo sia bene augurante anche per la stagione che verrà. Se dovessimo fare gli scongiuri, lo sapete, non ci rimarrebbe più nulla, perché per l'amor di Dio, ma comunque noi dobbiamo per forza continuare a credere in questo. Voglio dire che il pubblico come sempre ha risposto al massimo delle aspettative, per cui se anche fosse un compito piuttosto importante, piuttosto così grave per affrontare questo campionato, il pubblico come al solito ha risposto. Ora abbiamo un nome. Non si vuole bene a tutti, però lo sapete, no? Una squadra, una rosa, concede sempre al pubblico qualcosa. Ci abbiamo un giocatore che si è inserito perfettamente nello spirito della squadra e della città, combattente nato, Tonino Martino. Centrocampista proveniente dal Varese, mezzala dai piedi buoni e valido realizzatore, David Saverino. Benvenuto. Una stagione a Bressello, Fabio Alteri. Benvenuto anche a lui, Gian Pietro Giovanni! Allora, personalmente, ma tutti quelli della mia età, quelli che ne hanno di più anche di più, abbiamo conosciuto qualcosa come credo una brigata in termini di numero di allenatori. Però ci sono allenatori che lasciano il segno per come si esprimono, per come si comportano, per quello che danno. Mi sento di dire, spero a nome di tantissimi, di tutti noi, di dare un grande benvenuto di nuovo a una persona stupenda, squisita, a un grande allenatore al quale auguro quello che non hanno mai fatto altri. Osvaldo Iacobi! Il caldo, la folla. Che l'anno scorso non è stato fatto, no? E quindi sentivo
parlare dell'anno prima, dove c'era stata veramente una grande partecipazione di folla allo stadio, mi pare, tantissime persone, eccetera, eccetera. Quest'anno si è voluto fare in questo modo anche per ringraziare gli sportivi di Livorno, i tifosi che l'anno scorso ci hanno seguito con tanto calore, con tanta passione, abnegazione, insomma dappertutto si sono fatti vedere e sentire, comportandosi, lo ripeto ancora una volta, in maniera più che degna. Per quello che riguarda quest'anno, ripeto quello che dissi l'anno scorso, promesse non se ne possono fare, anche perché non dipende completamente da me o dai ragazzi. C'è un campionato che va a incominciare, ci sono oltre noi 17 formazioni molto titolate, ogni anno ci sono sempre formazioni importanti, basti pensare quest'anno alla Triestina, al Padova, che hanno città e società alle spalle di notevole spessore calcistico, e quindi l'impegno è chiaro, questo possiamo anche prometterlo perché fa parte di noi, e sotto questo aspetto cercheremo di non deludere i tifosi. Per quello che riguarda i risultati, cercheremo di rifarli come l'anno scorso, è chiaro, è il minimo che chiediamo a noi stessi. Siete al lavoro da ormai una decina di giorni, mister, come sta proseguendo la preparazione secondo i suoi piani? Sì, non ci sono particolari problemi in questo periodo, se non qualche acciacco, ma questo è abbastanza normale, affaticamento. Anche le partite che andiamo a fare in precampionato in questo momento possono vedere dei giocatori brillare oggi e essere magari abulici domani, ma da lì a stirare magari come fanno i tifosi subito dei giudizi è un po' difficile, anche perché ripeto quello che dissi da sempre, che dico da sempre, la condizione viene fuori nelle prime 4-5 partite di campionato, quindi oggi come oggi si lavora duramente. Sono contento perché anche i nuovi, che non sono molti, si sono integrati subito con chi è rimasto, e quindi per ora diciamo che grossi problemi non se ne avvertono. Grande Gobbo! Amici telespettatori, un cordiale saluto da parte di Alessandro Santarelli. Dunque si ricomincia da Cesena, quest'oggi 2 settembre il campionato torna di scena e Livorno lo fa proprio a Cesena, allo stadio Dino Manuzzi, in quella che è di fatto la partita più importante della prima giornata. Si gioca, dicevamo, a Cesena, giornata calda, temperatura intorno ai 24 gradi, e naturalmente ricomincia l'avventura di Livorno, ricomincia l'avventura di 50 Canale al fianco del Livorno Calcio, ormai una tradizione, una piacevole tradizione per il quarto anno consecutivo. L'esclusiva è soltanto nostra e dunque altre 34 partite da vivere insieme, oltre naturalmente a quelli che sanno gli appuntamenti con le trasmissioni settimanali. Riprenderemo da mercoledì alle 20.45 con Amaranto. Piovani, Cannarza, pure buono, può impugnarsi, va Cannarza, va là dentro, poi Alteri, rete di Alteri, 2-1, Alteri accorcia, ci voleva questo gol. Ci voleva, sì, io ho spiccato poco prima di andare a riposo con almeno una rete di scarico. Mamma mia, quante emozioni in questo primo tempo, e siamo alla prima giornata di campionato. Protti dal dischetto, è già un pallone che pesa questo, eh? Protti dal dischetto, occasione del pari, parte Protti, rete, portiere da una parte, pallone dall'altra, ci avevo messo la firma. Ma che dire, avevo detto un gol di scarto, avevo detto speriamo in parità, a questo punto non posso più dire altro perché si può aggiungere il triplice mischio finale. Calcio di rigore per il Livorno, francamente non me l'aspettavo nemmeno di vedere questo fallo. Calcio di rigore, per... campo franco se non vado errato, intanto seguiamo il calcio di rigore, ancora Protti dal dischetto, Protti contro Santoni, 20° della ripresa. Vediamo un po', parte Protti, tiro, rete di Protti, Livorno che passa, 3-2, freddo come un cubetto di ghiaccio. Grande
Senti, questa è una grande esecuzione, palla fil di palla, mezza altezza, sono per rigori, tu sai, io amo dire che il rigore tirato bene è un rigore in rete, è un rigore sbagliato. Andrea Ivan, Palapieri esce dalla propria area di rigore, si accinge al rinvio lungo, ma vedete la ragnatela, si vede benissimo, del Varese. Quel rinvio di Ivan, stacca Alteri, Protti che aggancia, dentro poi è buono, il tiro, c'è il gol di Saverino, il gol dell'ex, non esulta però Saverino, non esulta Saverino. Gran bravo ragazzi di Saverino, ha segnato un gol importante per Livorno, ha molto rispetto per i suoi ex avversari, questo non può altro che deporre a proprio favore. Calcio di punizione da battere per il Livorno al 19esimo della ripresa. Comunque secondo tempo più brutto rispetto al primo. Saverino, vediamo un po' se parte direttamente lui, tiro di Saverino, rete, grandissima rete di Davide Saverino, stupendo gol di Saverino, Livorno che passa, magistrale Saverino. È come l'anno scorso, il tempo magari passa e passa poco, su Alessi con una splendida punizione anche lì da molto lontano a buttare nel 7 con, ricordo l'allora Giannitti, basito sulla linea di porta. Questa volta Santi ha tentato il di parare il gran calcio di punizione di Saverino, che però è andato veramente a togliere le ragnatele dall'angolo alto, appunto alla sinistra del malcapitato Santi. Livorno in vantaggio 1-0 e adesso, come direbbe il buon Galeazzi, sono le ultime bracciate, anzi le ultime paia. Martino riesce però con l'esterno a mantenerlo sul rettangolo di gioco, spinge Martino, vicino a lui Piovani, traversone per Serafini, incrocia con Alteri, Protti alle prese con Ogliari, Piovani, cross, Alteri, girata, rete di Alteri, ci voleva 2-1. Ci voleva e come se ci voleva, grandissimo gol di Fabio Alteri, grandissimo, e ho molto piacere per questo ragazzo. Ho veramente un gran piacere, un gol fotocopio di quei bellissimi, in grande incornata, palla alla destra dell'incolpevole Pereborn. Vanigli, Doga, aggancia, va Doga, cerca ancora la testa di Alteri, schiaccia, rete, doppietta di Alteri, 2-2 e si riparte. Si riparte, pronti via, 2-2. In meno, quanto siamo Alessandro? Siamo all'ottavo, due reti di testa di Fabio Alteri, io sono veramente felice, il Livorno è entrato in campo col pilota d'Italia. Rinvio di Piero Bon, 24esimo, 2-2, rigore alto, stacca Gelsi su Romualdi, vincendo il duello aereo, Gelsi che certamente non è altissimo. Il velo di Protti, serve Doga, limite dell'area, cross, Serafini, rete di Serafini, 3-2. Signori, questo è calcio, non so se avete visto questa azione, io credo che difficilmente nella mia vita vedrò in C1 un'azione del genere. Amici telespettatori, un cordiale saluto da parte di Alessandro Santarelli e Piero Gianbruni. È la quinta giornata di andata del campionato nazionale Serie C1 Girone A, secondo derby per il Livorno e ancora una volta in trasferta. Quest'oggi siamo allo stadio dei Marmi di Carrara di fronte a circa
2500 spettatori, di cui almeno 800 e forse qualcosa di più provenienti da Livorno. È una giornata grigia, non piove, temperatura intorno ai 24 gradi. Subito le formazioni: Livorno in campo con Ivan Cannarsi e Fanucci, Gezzi, Stefani, Vanigli, Martino, Savrino, Alteri, Protti e Piovani. In panchina con Mister Iaconi, Amelia, Basso, Chiellini, Grauso, Perna, Serafini e Scichilone. Risponde la Carrarese con Pinna, Santini e Fiorentini, Vincenti, Ottolina, Marzio, Crisopulli, Greco, Sinato, Granozzi, Bertolucci, De Castro, che per aver più facilità nel corso della telecronaca chiameremo con il suo nome, con il suo soprannome di Adriano. L'arbitro è il signor Belloli di Bergamo, maglia amaranto, calzoncini amaranto per il Livorno, classica maglia giallo-blu per la Carrarese. Gelsi sul pallone, i minuti sono 31 esatti. Gelsi, Martino che cerca la posizione, parte Gelsi e Protti, rete, rete di Protti! Eccolo qua, Ugo Protti, cercava il gol, lo trova, 1-0, grande Ugo! Grande Ugo, grande Ugo, io non riesco a capire, chi può mettere in discussione un giocatore come Igor Protti. Potrà giocare male qualche partita, potrà non essere al 100%, ma Igor Protti, l'ho sempre detto e lo ripeto adesso, non perché ha fatto rete, Igor Protti è un attaccante, un gran lusso per la Serie C1. Grandissimo gol, ha bisogno sullo scatto tutti. Lui, il vecchiettino, colpo di testa, palla e palla ancora al sacco. Livorno 1, Reggiana 0. Ci sono due in barriera per la Reggiana. Martino nel cuore dell'area di rigore, insieme a Alteri, anche Vanigli. Pallone in mezzo, rete, rete, rete di Alteri, 2-1, Fabiano Alteri. Eh sì, ora voglio dire una cosa, Alteri, io mi ricordo, se ti ricordi bene che te Alessandro, a Cesena, in TV Stampa, quando facevamo la telecronaca, diciamo, sì, bravo, bravo Alteri, non gli chiede di fare gol. Siamo già al quarto, io a questo punto gli mando le cassette a questo collega. Il 45esimo, 3 minuti di recupero. Grazie anche Sergio Paradossi qui vicino, amico e collega del Tirreno di Pisa. Gelsi filtra le parole per Martino, dentro Protti, tiro, rete, con un po' di fortuna passa il Livorno con il gol di Piovani, 1-0. No, un po' di fortuna, onestamente signori, è Livorno Pisa, il derby. Ben venga la fortuna, Alessandro, e spero che riesca a sollevare le sorti amaranto, perché hanno disputato un primo tempo molto, molto strano, molto, molto insipido. E mi spiace ultimamente per il Pisa, che continua a giocare dei bambini tempi e continua al momento di non accogliere niente. Il Maio già, i tifosi che si sentiranno in differita, che già si vanno in giocare, si toccheranno di tutto. Però insomma, l'avevo detto, ha riposto con 1-0, ma adesso abbiamo riposto, abbiamo invece un bel peccato, anzi una calzocina fresca. Fortunato a Livorno, non c'è che dire, in questa circostanza ha avuto fortuna, ma nel derby ci può stare anche questo. Fotografia della Nord, vediamo se si può vedere, perché le camere sono lì, vediamo una torre di Pisa con delle mosche intorno. Questa è la coreografia della Nord, l'arbitro ha fatto proseguire. Doga, vediamo che Livorno dopo questi pericoli si scuota un po'. Alteri, mette giù, Alteri, Bianconi, Alteri, tiro, rete, rete, 2-0, 2-0 per il Livorno, rete di Alteri, è il quinto gol per Alteri. Questa è la legge del calcio, il Livorno non meritava di raddoppiare, meritava il pareggio del Pisa, è andato per il 2-0. Questo Alessandro è il derby dei veri comuni, il Livorno non sta giocando, sta giocando la partita del derby, sta, diciamo, soccombendo dal punto di vista del gioco,
e però vince 1-0. Livorno fa gol e il Pisa li sbaglia. E questo comunque è per ancora chi in città crede che al terreno di piedi sia un cane. 2-0 per il Livorno, lo dicevo, meritava il pareggio il Pisa. È arrivato il 2-0 che ci fa stare tutti un po' più tranquilli ora. Il rigore per gli Amaranto, l'arbitro ha giudicato falloso l'intervento di Birtig su Protti, lo aveva superato Birtig per chiudere il varco, lo ha steso e allora al 28esimo, ormai 29esimo rigore per gli Amaranto, Igor Protti contro Pinzan, vediamo un po', con cura posiziona il pallone Protti, non ho visto oggettivamente nemmeno protestare i giocatori della Triestina. Protti contro Pinzan, parte Protti, tiro, rete, rete di Protti, rete di Protti, Livorno in vantaggio al 29esimo, Igor Protti 1-0 per il Livorno, freddo, strepitoso e spietato Igor Protti. Andrea Ivan che adesso va al rinvio, eccolo qua, effettuato, pallone alto, stacca Saverino a prolungare la traiettoria, accelera Protti, ancora Protti, indecisione difesa, va Protti, specchia la porta di Protti, rete, rete di Protti, grande Igor Protti, grandissimo, una indecisione clamorosa della difesa della Triestina, Protti ha recuperato il pallone da vecchia volpe, quale è? E ha messo il pallone alle spalle di Pinzan. 2-0 per il Livorno nel giro di 2 minuti. Protti riesce ad agganciare un pallone facile. Protti preso per la maglia da Bacis, resiste alla carica. Martino. C'è Saverino libero. Va Saverino, carica al sinistro, la batta di Saverino, rete! Grande rete di Davide Saverino, spettacolare gol di Davide Saverino che si toglie la maglia a lui, grandissimo Davide Saverino, una soluzione carica di effetto dove nulla ha potuto Pinzan, grande Saverino, 3-0 per il Livorno. Altra rimessa laterale con Martino, siamo al decimo nel corso della ripresa, Livorno 0 Padova 1, Tonino Martino nel mezzo riesce ancora a liberare la difesa del Padova, Martino come una furia a recuperare il pallone, a giocarlo nuovamente dentro, Protti spizza, Saverino tiro, rete, rete, e questa volta non c'è fuorigioco che tenga, 1-1, mamma mia che bellezza, che soddisfazione, grandissimo pressing del Livorno che ha portato i suoi frutti, signori, non è assolutamente finita, 1-1, gol di Saverino. Seguiamo questo calcio di punizione, proprio dai calci di punizione, dai palloni da fermo, palloni anche sporchi, potrebbe venire qualche soluzione per Livorno. Tanto Iaconi sta facendo scaldare tutti i gol della panchina. Gelsi nel mezzo, Protti, rete, rete, ci arriva Protti, 1-0, grande Igor, lo meritava. Eh sì, poi, signori, ha fatto un gol eccezionale, tempismo, ha bruciato tutti, il vecchietto ancora una volta la mette nel sacco e questo, signori, non è un rigore, questa è un'azione da Serie A, una grande intuizione di Igor Protti, il vecchietto brucia tutti, palla alla sinistra dell'incolpevole Gazzoli. Calcio di punizione, c'è il Pio sul pallone, movimento anche di Cannarza nel quale ha di rigore,
parte Piovani, dietro rete, porta rete, rete, e va in quella la posizione migliore, e sono contento perché se lo meritava il Pio il primo gol, 2-0 e vai. Diciamo che Piovani quest'anno non ancora abbiamo fatto vedere chi è Gianpietro Piovani, non l'ha ancora fatto vedere, però ha fatto vedere di che pasta è fatto l'uomo, che è un giocatore come lui, che ha giocato in Serie A, altri palcoscenici, viene a Livorno, si cala perfettamente nella metrità del livornese, va in panchina, non ha detto mezza parola di troppo. Calcio di rigore a favore del Livorno, va Protti dal dischetto. Igor Protti dal dischetto, siamo giunti al 24esimo oramai. Protti contro Gazzoli. C'è sempre l'arbitro davanti al pallone, adesso si allontana. Il fischio dell'arbitro, parte Protti, rete, rete, Protti doppietta, 3-0 per il Livorno al 24esimo, doppietta di Protti e 3-0. Beh, ora per D'Arrigo la vedo come il suo berrettino, grigia. Calcio di punizione a favore dei locali, come dice il nostro Piero Gianbruni. Acerbis pronto alla battuta, parte con il destro lungo sulla tre quarti, lo attende Fanucci, lo anticipa Beretta, Ivan recupera. Ho visto come il pallone ha appena toccato la terra, ha avuto un cambio di velocità repentino, quindi occhio e attenzione. Cannarza lungo linea, Martino preso in consegna da Lanzara. Gelsi, il colpo di tacco di Piovani, chiede a Scichilone, manca il momento per battere a rete Scichilone e questa è stata una bella occasione per il Livorno. Dovrebbe toccare Saverino per Gelsi, ma c'è anche Piovani. Vediamo un po' come gli Amaranto studiano questo calcio di punizione. Credo che sia Saverino a partire. No, Piovani. Il destro di Piovani. E gol! Numero di Piovani, lo avevo detto. Calcio da fermo. Strepitoso Pio, 1-0. Grande, grande Piovani, ragazzi. Questo in Serie A ha fatti a Bizet di gol su punizione. Ha disegnato una parabola veramente velenosa, ha girato la barriera e per il più bravo Arcari non c'è stato niente da fare. È veramente un buon calcio di punizione, stavo per dire sarebbe auspicabile andare a riposo con un gol di vantaggio. Non l'ho detto, per la parte che va in gola, ma questa volta è uno di quegli unici che rimangono volentieri in gola. Grande Pio Piovani. Credo sia la terza ammonizione per Ivan, non era assolutamente in diffida, almeno credo, forse ci va ora in diffida Andrea Ivan. Diciamo, speriamo. Assist per Protti, Protti con Arcari, il tiro, arriva Grauso, Grauso ancora e c'è il gol, non so chi l'ha fatto, ma il gol c'è. Protti, Protti, sai una cosa, mi dispiace un po' per Grauso che l'ha cercato quel gol. Sì, io ecco adesso sto cominciando, sto tornando a respirare e questa volta il 2-0 non ce lo vuole più nessuno. È stata, diciamo, un gol voluto, un grande aggancio di Protti, non so veramente chi sia stato, se è Protti o Grauso, l'importante però che l'aveva fatto Livorno. 2-0 per il Livorno, con il cordiale saluto da parte di Alessandro Santarelli e Piero Gianbruni. 13esima giornata di campionato, siamo nel catino dell'Alberto Picco di La Spezia, stadio esauritissimo, stanno arrivando di oltre 2000 sostenitori amaranto che sono collocati nella tribuna, nella curva denominata piscina alla sinistra della postazione dalla quale vi sto parlando. È un test importante per il Livorno che però lo può affrontare con 3 punti di vantaggio in classifica. La presentazione della partita come sempre da parte dell'ottimo
perfetto, pieno di Ambrugno. Allora, non esageriamo. Allora signori, siamo arrivati alla fine a questo importantissimo match. Non voglio assolutamente parlare di partita decisiva perché mancano ancora tantissime giornate. Resta il fatto però che se gli Amaranto dovessero uscire imbattuti anche dal campo dell'Alberto Picco, allora si potrebbe cominciare a pensare in abbastanza gare, anche sfido io con curiosità che non lo faccio ancora. E giochiamo alla Spezia dove l'anno scorso in pratica in meno di 23 minuti ci trovavamo subito sul 2-0 sotto grazie ai gol di Fiori al quarto di Menolascio sul rigore al 23esimo. Quest'anno credo che il nostro grande condottiero Osvaldo Iacone abbia preso le contromisure, infatti è un capellino più coperto, fuori Sabrino, trequartista offensivo, dentro Claudio, il mangia polpacci e si guarda un po' se nella prima mezz'ora si riuscirà a contenere l'ovvia veemenza degli attacchi locali. A te Alessandro. Dunque squadra in campo con Ivan Cannazzo e Fanucci, Gelsi, Stefani Vanini, Martino Grauso, Alteri, Protti e Piovani per il Livorno. Risponde lo Spezia con Rubini, Dellini e Melucci, Menolascio, Nabordin, Cangini, Buso, Coti, Pisano, Torino e l'arbitro è il signor Cristian Brighi di Cesena. 50esimo, sul rinvio dovrebbe finire la partita. Sul rinvio di Andrea Ivan, vediamo un po', l'arbitro ha già portato il fischietto alla bocca, rinvio di Ivan, l'arbitro lascia andare ancora, c'è il colpo di testa ed è finita, finisce 0-0, sono contento. No, sono, se sei contento io sono strafelice, perché questa partita ci ha consegnato la squadra, semmai ce n'era bisogno, ce ne fosse bisogno, ancora più forte. Piovani in alleggerimento, può servire Gelsi, il traversone di Gelsi, arriva Protti, testa, rimette nel mezzo, Alteri prova di girarsi, mette il pallone nella zona di Piovani, carica il destro, debole poi Alteri, rete, rete di Alteri, 1-0 per il Livorno, si sblocca nuovamente anche Alteri, 1-0 ci voleva. Sì, ci voleva, sono stato ascoltato ancora una volta, la mia bendata mi ha ascoltato e resta il fatto che c'è stata una grossa indecisione difensiva del Monza che ha permesso al nostro centravanti che lo sai mi fa enormemente piacere ogni gol io lo dedico al nostro collega di Cesena, quello che ci disse la famosa frase che non farà mai gol, c'è stata una grossa decisione, non è saltato diciamo il dispositivo per quanto concerne l'offside e anche Alteri si è trovato solo davanti al portiere, l'ha pensato a palo rete, Spizzi non poteva fare niente, Livorno 1, Monza 0. Protti contro Borghetto. Fischio del direttore di gara che fa allontanare i giocatori dall'area, parte Protti, va in corsa, tiro, rete, 1-1, non sbaglia Igor Protti e dopo 5 minuti 1-1, grande Igor. Sì, non era facile signori, anche per un giocatore del calibro di Igor Protti non era facile mantenere la tranquillità. Protti per Doga sulla sinistra, ha saltato l'avversario, arriva Stefani, di conseguenza Grado, Protti da fuori, fuori Protti, rete! Straordinaria rete di Protti! 2-1, grandissimo gol di Protti! Mamma mia Igor, grandissimo! 2-1! Eccoci col famoso vecchietto, meno male che Igor ci ha consentito di chiamarlo così. Questo signori è un gol da Cineteca del calcio, tiro da circa 20-24 metri che si è infilato alla sinistra dell'incolpevole Borghetto. Zona di attacco a favore del Livorno con Tonino Martino.
pronto alla ripresa delle operazioni in area, si fa vedere Protti, quest'oggi guanti per lui. Alteri cerca lo spazio, la rimessa ancora per Alteri, Martino lo spazio per il cross effettuato, Protti, c'è il tiro di Pevani, rete, rete, Livorno che passa dopo due minuti, 1-0 Pevani. Signori, meglio di così non poteva cominciare questa partita, c'è però l'ombra di un infortunio per l'estremo difensore trevigiano che dovrebbe essersi infortunato al momento della ricaduta a terra dopo l'uscita abbastanza a vuoto. Comunque dopo due minuti Livorno 1, Treviso 0. Si fa vedere Alteri, Protti, si sgancia Piovani, Alteri servito, spalla alla porta, quindi Martino, Piovani, il pallone buono, grosso Gelsi, Martino, tiro, rete, rete del Livorno con Martino, 2-0. E a questo punto ancora una volta i minuti iniziali dei due tempi sono fatali per i trevigiani, e comunque ancora una volta sono felicissimo del gol di Martino e mi spiace incredibilmente per Michelino Gelsi che non riesce a segnare, ma sono sicuro che l'importante anche per lui è che gli ha parato, che sia qualcuno dei nostri a mettere la palla in rete, quindi Livorno 2, Treviso 0, minuti iniziali mortiferi per i trevigiani. Serafini e Magnani, Magnani fa carambolare il pallone in terra, ribalza, Serafini alla meglio, fa viaggiare il pallone per Protti, può andare via Protti, mette l'aria al tiro, rete, rete, rete di Protti, 3-0, e vai Pierre. E vai, e ancora una volta il nostro vecchietto la butta dentro, con un'azione e un tiro dei suoi, veramente non ci sono più parole. Questa sta vivendo una seconda giovinezza, ma io non lo so, questo ha fatto 5 giocate, una è migliore dell'altra, veramente non ci sono parole, è una cosa eccezionale, un gran gol. E credo che oltre al fatto che Livorno stia vincendo, la cosa che fa più notizia non è certamente Livorno, che era tranquillamente una partita che poteva tranquillamente vincere, quanto i tre gol subiti dal Treviso. Signori, tre gol è una notizia. Eccolo qua Alteri, Serafini, palla buona per Doga e Saverino, Alteri, rete, 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 rete di Alteri, volevi il 4 Piero, eccolo, 4-1. E a questo punto anche i corsi e i ricorsi storici se ne vanno a fare un bel bagnetto, 4 reti al Treviso non è da tutti i giorni, questa scoppola oltre che a permetterci di affiancare il Treviso in testa e giustamente come dicevi te in caso di termine il campionato adesso a superarlo, credo che miri in qualche maniera. Per gli Amaranto la batte Yuri Cannarza con il destro, appoggio corto, Gelsi prolunga la traiettoria per Fanucci che prova l'avanzata, pallone sul sinistro, Fanucci il cross, gira Alteri, arriva Protti, la battuta, rete, il Livorno in vantaggio con Protti, 1-0, festeggia Protti sotto i propri tifosi, 1-0 addirittura Protti si spericola sopra la recinzione, prende la bandiera, 1-0, immenso Igor. Che c'è da dire, non lo so più che dire di questo ragazzo, prima vecchietto poi ragazzo, questo è un gol veramente da gran giocatore, si è inserito su questa palla vagante sull'altezza del dischetto di rigore, ha lasciato partire un pendente che si è staccato alla destra dell'incolpevole Brancaccio. Signori, Igor Protti alla Gardina all'Alta Fini, straordinario. In pratica un 6 aprile 83 e sembra sia molto seguito dal Vicenza, infatti anche domenica scorsa Luca c'era l'osservatore di Fascetti, che appunto del Vicenza sembra sia deciso di passare in Serie B quest'anno. Rete, grande gol di Claudio Grauso, 2-0 per il Livorno, spettacolare gol di Grauso che ha controllato e dall'altezza dei 16 metri ha messo il pallone nel 7. Grande Claudio Grauso, sommerso dalla gioia dei suoi, 2-0.
Amici telespettatori, un cordiale saluto e soprattutto un ben ritrovati da parte di Alessandro Santarelli e Piero Giambruni. Dopo i 15 giorni di pausa per il Natale, per il Capodanno, si torna a parlare di calcio con il giro di boa, ovvero con l'inizio del girone di ritorno, e il Livorno nel giorno della Befana, dell'Epifania, è qua all'Armando Picchi per affrontare il Cesena. Si gira, dicevo, la boa, altre 17 partite che porteranno, con la sosta del 24 febbraio, dritti dritti a quel 5 maggio, quando qualcuno festeggerà la Serie B, altre 4 squadre si contenderanno playoff, un'altra saluterà la P1 per accomodarsi in C2 e altre 4 disputeranno i playoff. Questa è la curva nord avvolta dai fumogeni, giornata splendida di sole, neppure troppo fredda. La presentazione di Livorno Cesena a Piero Giambruni. Sì, buonasera a tutti, siamo all'epiferia e speriamo che le feste non le abbiano portate via, speriamo che continuino in casa Maranto. Oggi partita abbastanza delicata, poi perché siamo chiamati ad un incontro casalingo, cioè di quelli da vincere ad ogni costo. E poi perché abbiamo di fronte un Cesena che chiaramente non è una squadra di base classifica, è un'ottima squadra, è impegnata su dei giocatori che sicuramente sono di alta categoria. 23esimo rigore assegnato, 25esimo adesso Protti sul pallone, Protti contro Santoni sotto la nord, deve far arretrare i giocatori del Cesena l'arbitro, il fischio. Parte Protti con il destro, tiro, rete! Igor Protti segna, Livorno 1, Cesena 0. Non era facile, non era facile, ha fatto quel mezzo passo, ho avuto di molta paura perché ho visto un mezzo passo, una certa preoccupazione, meno male che però l'ha messa talmente angolata che per il pur bravo portiere Santoni non c'è stato niente da fare. Livorno 1, Cesena 0. E sono 13 per Igor. Dove va a posizionarsi adesso Protti, Alteri, arriva anche Tonino Martino pronto a entrare, ci sono Piovani e Serafini, il destro di Gelsi prova a prolungare Martino, poi si alza la bandierina del fuorigioco, si alza la bandierina, si era alzata abbondantemente prima, devo dire, col 26esimo gol annullato per fuorigioco. Ha segnato mi pare Piovani, ma devo dire che la bandiera si era alzata abbondantemente prima che poi finisse in rete, questo sicuramente l'ho visto. Sì, questo anch'io tranquillamente, però ho anche visto l'arbitro che aveva accompagnato il gol, vediamo cosa è uscito a fuori, credo però mi sembra abbastanza. Allora vediamo, non lo so, io sicuramente la bandiera è alzata da un quarto d'ora, però. Io seguivo il guardialini che ha alzato la bandiera, non seguivo l'arbitro, tu mi dici che l'arbitro ha convalidato. A me sembrava sì, c'è casino giallo per chi è? Credo per il numero 3 del Varese, questo vuol dire che il gol è buono. Gol buono per il Livorno allora. Vediamo un po', vediamo di capirci qualcosa. Attenzione, accenno di rissa con Piovani. Vediamo un po' che è successo. È stato anche Beretta. Beretta vuole andare a picchiare Piovani. Complimenti signor Beretta. Davvero complimenti, un allenatore che fa vedere queste scene veramente. Ma guarda, Beretta è dal primo minuto che sta facendo il terzo segnalino, è dal primo minuto, comunque vediamo, e credo che poi l'arbitro ora abbia veramente convalidato il gol. Cioè, bisogna dire che Varese i gol puliti è difficile vederli, anche l'anno scorso. Io penso che il gol sia buono a questo punto, Piero. Il gol penso sia buono. Diciamo che Ceni ci ha ridato quello che ci aveva tolto. Che ci aveva tolto contro il Padova. Esatto, sembra sì, ora però sarò felice quando vedrò battere da centrocampo. I giocatori di Varese sono. È incredibile però queste scene, eh? Sì, questo.
questo signore non so chi sia. Il signore con la faccia spiritata deve andarsi a fare una bella doccia calda, caro amico. Guardalo, guarda, anche qua. C'ha un po' capelli alla Mago G. Capelli alla Mago G. Capelli alla Mago G. Intanto è vero che ci sono problemi anche per i nostri colleghi. Comunque, gol prima annullato e poi convalidato al Livorno. Gol convalidato al Livorno. Ha fatto un paio a 5 apparizioni anche lì. Ripresa che è iniziata, dunque formazioni in campo le solite, a parte Giannitti Alteri, subito in area girata, sulla linea libera Bacci, Serafini, rete! Rete 1-0! Serafini 1-0 e vai! E questa è la migliore medicina per scardinare il Fortino Amaranto, però versione Arezzo. Grandissima mina del nostro centrocampista Serafini, collo pieno, palla in fondo al sacco, Livorno 1, Arezzo 0. Lungo linea, è stato praticamente demolito sulla fascia laterale, rigore per i nostri gol pronti e vediamo se accendiamo televisore su Italia 1. Chissà perché mi piace particolarmente Italia 1. Protti, perché c'è Zeri, ho capito. Protti contro Giannitti, tiro, rete, gli ha fatto il cucchiaio, Piero? Eh sì, come dicevano gli amici romani, mo gli fa il cucchiaio. Grande gol Protti, sale di un gol ancora. 14. Siamo a 14. Signori, Maria butta la pasta che arrivo. 2-0 per il Livorno, direi un 2-0 che rende merito alla squadra Amaranto, perché in effetti si è visto questa sera, lasciatemelo dire, un gran bel Livorno. Però ha recuperato palla Livorno, ripartenza, Protti, c'è Serafini di qualsiasi centrali, Protti, Alteri, il pallone buono, Alteri, salta Piero Bon, Alteri, rete, rete 1-0, grande davvero Igor Protti, meraviglioso, poi Alteri, ma un suggerimento al bacio, 1-0. Gol al 50% tra Igor Protti e il nostro Alteri, veramente un contropiede nato da una incertezza degli avanti estensi. Il Livorno non si è fatto pregare, palla a Serafini, palla esterna a Protti, Protti, suggerimento da altre platee per Alteri, salta l'incolpevole per Bon, palla nel sacco, Spal 0, Livorno 1. A me il rigore è parso netto, nel senso che la spinta l'ho vista, quindi calcio di rigore per il Livorno dopo 3 minuti e mezzo della ripresa. Protti ha la possibilità di portare a 2 i gol del Livorno, Protti contro Piero Bon. Le proteste ci sono state da parte dei giocatori della SPAL, comunque un'azione superlativa, tutti gli ultra Amaranto alla rete. Il rigore è parso abbastanza netto, poi insomma l'arbitro ci cioè, non ha avuto un microsecondo di decisione, subito il dischetto. Protti contro Piero Bon, il fischio dell'arbitro, va Protti, poi gol, 2-0! Igor Protti, 2-0. Eh sì, grande Alteri, grande Protti, un po' come il primo tempo, sono un po' una sorta di ricambio favore. Grande palla di Protti, rete di Alteri, grande azione di Alteri, calcio di rigore, rete di Protti. Signori, Spal 0, Livorno 2. Difende il pallone di Somma, ma Saverino lo porta via con un numero. Altro contropiede, Saverino, il pallone buono per Protti. Vediamo un po', Protti incrocia, arriva anche Alteri, Protti, pallone, ed è gol! Ed è gol del 3-0! Gol del 3-0, anche un po' di fortuna per gli Amaranto, 3-0! Ma è fortuna, sì, la fortuna, lasciamelo dire Alessandro, la fortuna va anche guadagnata. Grande azione di contropiede, Protti con calma olimpica che si porta dall'esterno verso il centro, aspetta l'inserimento di Alteri, trova al centro, autorete,
palla 0, Livorno 3, e a questo punto, signori, stiamo zitti. 4 contro 1, Alteri, Alteri, e sono 4, e sono 4, 4-0 per il Livorno. Signori, come dire, signor Piero, non ho più parole, 4-0. Ma sai, sembra facile, perché quando magari uno verrà a spalle Livorno 4-0, diceva chissà che partita sarà successa. È successo che il Livorno ha giocato da Livorno, tutto lì. Vedo un presidente Spinelli sotto di me, sotto la mia postazione, che sta, diciamo, non sta più nella pelle. La SPAL ovviamente sul risultato di 3-0, che deve fare? Cerca magari il gol della bandiera e offre il fianco ai livornesi. E ragazzi, quando Livorno a Livorno permetti gli spazi ampi, le praterie, ragazzi, non ce n'è per nessuno. SPAL 0, Livorno 4, mamma mia che emozione dirlo, Alessandro. Scicchilone al posto di Alteri, 4 Livorno, SPAL 0, davvero incredibile. Ecco il fischio, il direttore di gara sul pallone Piovani. Il fischio, il destro di Piovani è una finta, lascia Saverino, deve arretrare Fiorentini. Circa un minuto, anche di più, per battere questo calcio di punizione. Adesso Saverino con il sinistro, pallone, rete! Rete! Saverino, 1-0! Questo, diciamo che è veramente un premio alla professionalità del giocatore, veramente è un ragazzo che ha cominciato il campionato in una maniera eccellente, è stato messo un attimino, non voglio dire carbolina, ma è stato ovviamente in una squadra con 16 titolari, ci deve essere lo spazio al momento di tutti, è rientrato a Ferrara con una prestazione mostre e oggi subito in apertura, grande punizione. Signori, se il buongiorno si vede al mattino, puntini, puntini, puntini. Cerca spazio Alteri, due uomini su di lui. Non si perde d'animo, serve ruoto, il grosso di Gelsi, Prati, rete! Rete! È un Livorno, schiaccia Sassi, 2-0! Ma è stato... ho i brividi, non dico altro. Questa, ragazzi, queste sono azioni giocate da altre platee. Ripeto, altre platee in grassetto, sottolineato, insomma, fai un po' come ti pare. Altre platee. E siamo a 17 per Igor Protti, 2-0 per il Livorno in appena 12 minuti. Ti rubo una frase, signori, questo è calcio. Doga, Saverino, Doga sulla sinistra, va via il Livorno, cross a cercare Scicchilone, salta in controtempo e Scicchilone, ed è gol! Gol di Scicchilone al 46esimo. Sono felice perché io credo che Scicchilone si meriti alla grande una rete e si meriti anche un campionato da protagonista, perché è veramente un, diciamo, un giocatore e un attaccamento alla maglia esemplare. Bravo Max Scicchilone, sono contento per lui. Anch'io davvero contento per Scicchilone, 3-0 nel secondo tempo, facciamo una partita briscola, Piero. Ma andiamo a prendere qualche pizzerina all'inizio, ce la mangiamo anche. Livorno 3, Carrarese 0, show del Livorno. Calcio di rigore dal dischetto, va Protti, Sornione, Osvaldo Iaconi si gira, ha accennato però un sorriso, Osvaldo Iaconi che non tradisce mai emozioni, ma il sorriso gliel'ho visto. Protti contro Pinna, tiro di Protti, rete, 4-0. 18 gol per Protti, 4 a Ferrara, 4 anche contro la Carrarese. Ora io non so le altre compagini che cosa stanno facendo, il Treviso, lo Spezia, eccetera. Però resta il fatto che aver visto un Livorno che segna 4 gol in trasferta, un Livorno che storico con 4 gol in casa, insomma, un po' di paura, qualche sudorino freddo penso d'averlo provocato. E ora sei contento, Piero, perché entra basso, che lo volevi vedere in campo. E entra basso. Questo sì, e credo che sia proprio Igor a uscire. Posto di Protti, sì. È ovvio, è ovvio. Da consumato
navigatore esperto, Osvaldo, il buon Osvaldo Alcuri sta facendo fare passerella grande Igor Prot. Tribuna in piedi, gradinata in piedi per Igor Protti, che esce tra gli applausi del suo pubblico. Sono sicuro che è arrabbiato, perché ne voleva parlare. Tribuna in piedi e Martino l'aspetta per l'abbraccio. C'è anche Iaconi a braccio. Il coro della Nord per Igor Protti. Trinchera a confronto e poi c'è i soliti Sciacquoche e Melara. Parte Saverio nel mucchio, Di Masi allontana di pugno, Gelsi ripropone su Saverino, il Save punta l'uomo, lo salta, ecco il traversone a rientrare, Melara, rete di Melara, 1-0 Melara. Sono felice per Matteo, veramente dopo la grande partita che disputò più di giorno il solo, è finito addirittura in tribuna, è finito quest'oggi in campo e addirittura al goleatore, ci aveva già provato prima. Signori, il gruppo è questo, il gruppo con la G maiuscola. Salvi sbaglia, Cannarza, lo spazio per il contropiede ci sarebbe anche. Piovani accompagna l'azione Doga. Doga ubriaca Sciacquoche, poi se ne va Doga, preso per la maglia, insiste, Protti, area di rigore, Protti, tiro, Di Masi, Protti, rete, 19° gol di prepotenza, Igor Protti. Livorno devastante, signori, devastante è la parola, l'aggettivo giusto, veramente un grande Livorno che quando spinge sull'acceleratore non ce n'è per nessuno, e la Reggiana anche un buon portiere, a questo Di Masi che cerca di fare un po' come può per parare l'offensiva Maranto, ma signori, un Livorno del genere, come ho detto prima, ci avrebbe messo veramente poco, forza così ragazzi. E Saverino, poi c'è anche Doga, in questo caso ha l'imbarazzo della scelta per il passaggio. Gelsi e Saverino, vediamo un po', tre uomini in barriera per la Reggiana, parte Gelsi, pallone che buca la barriera, Di Masi, traversa, Piovani, traversa, Scicchilone, rete, e vai 3-0, ormai pieno, perdiamo il conto, 4 con la Spalla, 4 con la Carrarese, 3 con la Reggiana. Ma non è ancora finita, ma tu che... dispiace innanzitutto vedere una difesa avversaria che è completamente in bambola, cioè, e non ho mai visto una squadra che permette 3 o 4 ribattute a qualsiasi attacco, veramente giornataccia per loro, quasi un tiro a segno. 3-0 per il Livorno dopo 3 minuti e mezzo della ripresa, gol di Scicchilone. Un cordiale saluto, un buon pomeriggio dall'arena Garibaldi, Stadio Romeo, Anconetani, è il derby dei derby tra Pisa e Livorno. Una bella giornata di sole dopo la pioggia della mattinata e del sabato. Vedete Livorno e Pisa che stanno facendo il loro ingresso in campo. Tradizionale maglia nero-azzurra per il Pisa con calzoncini neri, maglia amaranto e calzoncini amaranto. Per il Livorno si gioca di fronte a circa 10.000 spettatori stipatissimi in curva sud, almeno 3.500 sostenitori amaranto, una bella coreografia da parte sia della curva nerazzurra che da parte degli ultra amaranto, ovviamente in trasferta più difficile realizzare le coreografie, cori altissimi da parte degli ultra amaranto, le formazioni in campo, poi la linea al nostro Piero Giambruni. Livorno in campo con Ivan, Cannarza e Doga, Gelsi, Milara, Vanilli, Ruotolo, Piovani, Scicchilone, Protti e Saverino.
Alto l'ha provato a mettere in movimento Piovani, lo spazio per Doga c'è, potrebbe anche scaricare il sinistro, il tiro di Doga, rete, rete di Doga, rete, Livorno che passa al primo tiro, il Livorno è passato con Doga al 14esimo, Alex Doga 1-0. Signori, se Doga aspettava un giorno per fare il gol in Amaranto, ha scelto per il momento quello giusto. Veramente un'azione grande, lo dicevamo, è un signore che sta aspettando di dare la zampata. Doga si è presentato un po' una prateria davanti, non ci ha pensato su due volte, si è aggiustato la palla e poi ha lasciato partire un fendente che si andava a insaccare alla sinistra del portiere pisano. Pisa 0, Livorno 1. Del Pisa, entrava questa, Piero, se non ci metteva la mano Ripa. Penso proprio di sì, è stata veramente una buona azione, ancora una volta cambio di fronte d'attacco, Doga perfetto. Ed ecco, eccolo gol, eccolo, eccolo! Melara, Melara, ha segnato Melara, il gol del 2-1 al 26esimo, Melara in rete sugli sviluppi del calcio d'angolo, Melara l'aveva sperato prima Scicchilone, l'aveva sperato Scicchilone, è stato Melara, Melara sul corner di Piovani, corner di Piovani, Melara di testa 2-1. Ben messo campo. Serafini, Scicchilone, Serafini. Serafini allunga, Scicchilone cerca Protti, colpo in testa di Protti, rete! Rete del 3-1 di Igor Protti al 41esimo, 3-1. Signori, fantastico! Protti libero al centro dell'area, ha avuto tutto il tempo per mirare l'angolino alla destra dell'esterefatto Ripa. Signori, non so più che dire, a questo punto siamo sul 3-1, pochi minuti al termine, la porta per il paradiso, quantomeno quello giornaliero, potrebbe essere spalancata e qualcosa di più. Doga. Il calore dell'Armando Picchi, adesso il Livorno ha bisogno del suo pubblico. Doga, traversone che carambola su Saverino, ancora rimessa in gioco a favore del Livorno, è certo che la Triestina lascia pochissimi spazi, Pierre. Sì, ha un soprattutto è diciamo. No, eccolo! È la seconda volta! Dammi più spesso il microfono! Saverino 1-1! Dopo appena due minuti pareggio di Saverino con una clamorosa papera del portiere Pagotto che evidentemente non ci ha capito niente. L'importante però è che si è subito pareggiato. Ruotolo. Siamo sulla destra, c'è anche Gelsi sul filo del fuorigioco, riceve ora con il destro, può battere nel mezzo, arriva a terra, girata e il pallone in rete, il pallone in rete, rete di Fabione Alteri, 1-0 al 14esimo, Fabione Alteri 1-0. Grandissima azione degli Amaranto, veramente fantastica. Gelsi si può trovare libero sulla destra, ha fatto un paio di passi, ha causato teso al centro, Alteri da centravanti vero, si è diciamo prodotto in un carpiato, palla, palo e rete, Livorno 1, Padova 0. Osvaldo Iaconi, pronto al calcio di punizione Saverino. Parte lo spiovente, direttamente in porta Bandieri a pugni uniti. Ruotolo ci prova, rete, grande gol di Gennarino Ruotolo, 2-0 per gli Amaranto, Gennarino Ruotolo. Signori, grandissima rete ancora di Ruotolo al volo, con la palla che va a insaccarsi alle spalle dell'esterefatto Bandieri che non poteva assolutamente farci niente, quando si dice le squadre forti. Amici telespettatori, un cordiale saluto e ben trovati da parte di Alessandro Santarelli e Piero Giambruni dallo stadio Porta Elisa di Lucca, praticamente per tre quarti Amaranto,
va in scena il derby tra Livorno e Lucchese, che vedrete adesso scendere in campo. Livorno in maglia bianca, calzoncini bianchi, maglia rosso-nera per la Lucchese. Avete visto in apertura le immagini della curva alla destra della postazione alla quale vi sto parlando, stipata, non c'entrerebbe nemmeno un capello, come si suol dire, ma non solo, perché la tribuna distinta alla destra sempre della postazione è interamente occupata da sostenitori del Livorno. Insomma, saranno almeno 5.000 i livornesi arrivati quest'oggi a Lucca per questo derby. Subito le formazioni in campo, poi la presentazione del nostro Piero Giambruni. Livorno in campo con Ivan Melare e Martino, Gelsi, Fanucci, Vanigli, Ruotolo, Piovani, Alteri, Protti e Saverino. In panchina per il Livorno, Meglia, Basso, Chiellini, Doga, Perna, Scicchilone e Stefani. Risponde a Lucchese con Gazzoli, Calanchi e Ferracuti, Pessotto, Baraldi, Citterio, Cribari, Marianini, Carruez, Paradiso e Zabov. Parte Gelsi, scarica il destro, Protti, è venuto fuori un assist praticamente. Piovani sul disimpegno errato nella retroguardia lombarda, Alteri, il solito Sonzogni di testa, Ruotolo, traversone, sembra buono, Scicchilone, rete, rete di Scicchilone, grande Scicchilone, grazie Acerbis. Beh, Acerbis ha potuto poco, insomma, ha inventato un po' la sorta di Ciocoliere, se sbagliava con la palla che non risgusciava come se fosse una pallina di mercurio, e finalmente ha terminato la propria corsa alle spalle della Cervis, quindi nel sacco. Livorno 1 Albino Leppe 0. Non sapesse dell'infortunio, delle squalifiche, potrebbe fare sicuramente questa riflessione. D'altra parte, quando una squadra già povera di per sé ne vengono a mancare 4 pezzi a 90, giusto per la categoria, è difficile. Martino, adesso Martino, il traversone basso, Protti, 2-0, grande azione di Torino, Martino ha liberato per Protti, Livorno che si sblocca, 2-0. E finalmente anche Protti la mette dentro dopo 3 giornate, veramente una grande azione, un grande Martino sulla sinistra, che abbiamo già sottolineato più di una volta, è in un gran momento di forma. Merito è al 90%, anzi all'80% di Martino, al 20% di Protti, però anche lui lestissimo a metterla dentro sull'incolpevole, questa volta estremo difensore azzurro. In 2 minuti il Livorno ha trovato la porta, bastava solo sbloccarsi. 2-0 per il Livorno, l'abbraccio tra Martino e Protti. Problema per Ivan sul tiro di Damiani. Disarmante però Andrea, per gli attaccanti avversari. Altro assist su Protti, entra in area Protti, salta l'avversario, il tiro, rete! Rete di Protti! E per lui siamo a 22, ma festeggia anche Ivan, che in effetti ha messo il pallone su Protti. Eh sì, questa volta è stata perfetta la combinazione Ivan-Protti. Veramente bello, e infatti che Protti le sta dando il 5 ideale da lontano. Ecco, io non lo sto facendo, non va a fare di persona. Veramente grande numero di Protti, grande assist di Andrea, tutto molto bello. Eccolo l'abbraccio tra Protti e Ivan. 3-0. Ovvio. Cannarza. Era una famosa frase fatta, come non si sa più come vestirsi, insomma, è un po' così. Protti, attenzione, Protti, questa è la da Peterson, mamma mia, Igor Protti. Allora, mi ha fatto impazzire la faccia del mister Iacoli, guardatevi, quando c'è questo giocato qui, c'è niente da fare. Bellissima tripletta di Igor Protti, serve giusto per la statistica, 23 reti e a un passo dal 24 con cui fece gol, vinse la classifica cavalleriana in Serie A. Mamma mia Igor Protti, 4-0. E fare un gol al pallonetto su 2-0-2, scusate se è poco. 23esimo gol in campionato di Igor Protti.
Eccolo qua, standing ovation per Igor Protti. Signori, in piedi esce Protti. Eccolo qua, Igor Protti. C'è anche Iaconi che lo aspetta. Gli dice, gli ha detto Iaconi, vai via, perché tanto di fronte a te anch'io non so più che dire. Beh, certo il feeling con il mister non è certo mistero. E comunque diciamo che se la merita tutto. Un colpo di genio. Spettatori, un cordiale saluto in questo sabato prepasquale da parte di Alessandro Santarelli e Piero Giambrumi. Sei giornate al termine del campionato, terz'ultima trasferta per il Livorno, in una giornata a mio modo di vedere particolarmente importante, non solo perché precede il big match con lo Spezia, ma anche proprio perché il Livorno oggi potrebbe, come dire, conquistare una certa tranquillità che di fatto già oggi ha, ma c'è una giornata da disputare proprio in vista del big match di domenica. Siamo in riva al lago di Como, sulla sponda est, però a Como abbiamo bruttissimi ricordi che non vogliamo assolutamente più evocare. C'è una partita importantissima quest'oggi da giocare, vedete le squadre in campo con la maglietta che ricorda il gesto di solidarietà che in tutti i campi dalla Serie A alla Serie C2 verrà ricordato per Ivan Dall'Olio, il ragazzo bolognese che venne raggiunto da una bomba molotov all'interno del treno sul quale si trova per raggiungere Firenze. Lui era un ultra del Bologna e oggi c'è questo ingresso in campo con le magliette appunto che ricordano questo ragazzo. Allora, almeno 800 i sostenitori amaranto arrivati quest'oggi a Lecco. Prima delle formazioni, la presentazione della partita che oggi il nostro sgargiante Piero Giambruni con maglione multicolore ci farà. Ma sarà forse per portare un po' di colore in questo paesaggio abbastanza grigio. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Livorno attesa una partita importantissima, perché se è importante ovviamente il big match di domenica prossima contro lo Spezia, è molto importante anche vedere come arrivarci a questo big match. Quindi il Livorno dovrà per forza di cose cercare di fare risultato qui a Lecco e niente, a questo punto io ti ripasso la parola, perché sono abbastanza, mi sento molto emozionato oggi, perché potrebbe essere una giornata estremamente importante, molto molto importante. Forza ragazzi! Sono assolutamente d'accordo con te. Le formazioni: Livorno in campo con Ivan, Cannarsi e Martino, Gelsi, Melara, Vanilli, Ruotolo, Piovani, Alteri, Saverino e Scicchilone. Risponde il Lecco con Arcari, Mercuri, Nocerino, Melosi, Giaretta, Calabro, Briano, Bortolazzi, Cavalli, Andreotti e Bertolini. Amici sportivi di 50 Canale, siete collegati in diretta con lo stadio comunale Armando Picchi, pieno come un uovo, oltre 17.000 spettatori presenti come vedete dalle immagini. Alessandro Santarelli vi invia un cordiale saluto per questa diretta che rappresenta davvero un fiore all'occhiello per la nostra emittente, che ha allestito questa diretta proprio per permettere a tutti coloro, e sono davvero tanti, che non hanno avuto la possibilità di raggiungere lo stadio Armando Picchi, perché i biglietti sono esauriti da mercoledì, di seguire la partita. Questi sono i tifosi dello Spezia, arrivati pochi minuti fa, circa un migliaio. Poi la regia andrà naturalmente anche sulla curva nord, che ha preparato una spettacolare coreografia. Per il momento però noi restituiamo la linea a Pisa, la regia centrale, per un break pubblicitario. Questa intanto è la curva nord, la vedete, è pronta per la coreografia. Sono le 15:55, minuti primi, noi siamo in diretta. L'arbitro è il signor Mauro Gonzi di Genova ed ecco le squadre ed ecco la coreografia con la maglia numero 10, lo vedete, per salutare le 500 presenze nel campionato professionistico di Igor Protti. Tutto lo stadio è colorato di amaranto, è uno spettacolo veramente incredibile. Guardate qua
la maglia numero 10 per Igor Protti, ed ecco le squadre che fanno il loro ingresso in campo. Ma è la curva sud, la gradinata, la curva nord, la tribuna in piedi a salutare Livorno e Spezia che fanno il loro ingresso in campo. Questi sono i tifosi dello Spezia e questo è ciò che 50 Canale vi offre quest'oggi, una televisione che ormai si è consolidata a fianco del Livorno Calcio e del calcio della Toscana che conta. E naturalmente non poteva esserci che questo fiore all'occhiello per la nostra emittente. Ma è il momento di Livorno-Spezia, le squadre sono al centro del campo, le vedete, foto di rito per gli Amaranto a centrocampo. Ripetiamo le formazioni: Livorno in campo con Ivan, Cannarsi e Martino, Gelsi, Fanucci, Vanilli, Ruotolo, Piovani, Alteri, Protti e Saverino. Risponde lo Spezia con Bressan, Dallini e Melucci, Mingazzini, Bordini e Cangini, Beltrame, Coti, Pisano, Menolascina e Fiori. Livorno che nel primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. L'Armando Picchi ribolle di tifo, tutti in piedi in gradinata, tutti in piedi in curva nord. Livorno che affronta questa partita, è bene ricordarlo, con 4 punti di vantaggio sullo Spezia, 2 risultati a disposizione. È bene ricordare anche un'altra cosa: comunque vada, il Livorno stasera sarà sempre primo in classifica. Tutto pronto per il big match, sarà il Livorno a dare il calcio d'inizio con Alteri e Protti sul pallone. Maglia Amaranto, calzoncini Amaranto per il Livorno, mentre rimane in curva ancora la maglia numero 10. Io immagino Protti cosa deve provare, la partita è iniziata. Gelsi subito in profondità, il pallone che prende Bressan che sostituisce l'infortunato Rubini. Perché si è diffusa la notizia che la Triestina sia in vantaggio a Spezia, ma notizia che viene invece smentita, almeno parte Saverino, rete, rete, rete del Zame, 1-0, grande Saverino, questo è vero e non c'è Spezia che tenga, Saverino! Pensiamo a vincere noi le partite, gli altri abbiamo un punto di vantaggio, non ce lo dimentichiamo. Hai visto, Mario Alessandro, hanno parlato di mattonelle, frutti di bosco, Chantilly, questa volta la buttano dentro, vai Davide! Grande! Grande gol di Alessave, 1-0 per il Livorno! Si riparte da Fanucci. Claudio Grauso che ritrova la maglia da titolare dopo diverse domeniche di assenza. Il capitano Vanini in profondità verso Protti che aggancia, pallonetto, rete! Rete dopo 55 secondi, 1-0. E allora grande, grande Igor Protti, grande palla al centro, non perde la calma. Aspetta l'uscita del portiere e la beffa con un pallonetto che si va a spendere alle sue spalle. Ragazzi, non poteva cominciare nella maniera migliore. Livorno 1, Lumezzane 0. Igor rientrato dopo la squalifica. Appena 55 secondi e per Protti fanno 24 gol in campionato. 1-0. È l'inizio che tutti sognavamo. Subito la prima azione, subito Amaranto in vantaggio. Vuole
provare Davide Saverino. Fortin sul primo palo, Saverino può scaricare il suo velenosissimo sinistro. Ecco il tiro di Saverino, traversa, rete di Piovani, 1-0. Ragazzi, questo è un gol, grandissima posizione di Saverino, grandissima traiettoria, Fortino non poteva farci niente, le ha buttato sulla traversa, è arrivato come un falco Piovani che l'ha gettato alle spalle dell'incolpevole Fortin. Teniamo duro ragazzi, Treviso 0, Livorno 1, inizio migliore non ci poteva essere, e l'avevo detto! Piovani ha siglato il gol dell'1-0 così come all'andata, Piovani, Livorno che passa in vantaggio all'11esimo, grandissimo anche il merito di Saverino che ha messo il pallone praticamente all'incrocio dei pali, c'è stata la traversa di Saverino, poi è arrivato Piovani che ha messo il pallone in rete, 1-0 per gli Amaranto, e poi c'è stata la grande esultanza del pubblico Amaranto, 1-0, Memmo tutta poi per Morante finisce a terra, non c'era assolutamente fallo, Fanucci ha subito fallo, si prosegue, Alteri di testa, Protti, rete, sì, rete, è la rete di Protti, ha segnato al 41esimo, Protti è il gol che probabilmente vale la Serie B, Protti ha segnato, è il gol che forse vale la Serie B, Igor Protti ha segnato al 42esimo, Protti, palo, rete, Protti ha messo il pallone alle spalle di Fortin, Igor Protti ha segnato il gol, signori, che vale la Serie B. Carlucci di Molfetta, le squadre fanno ingresso in campo, guardiamo la curva nord tutta colorata, vediamo un po' se riusciamo ad andare sulle due curve, c'è uno spettacolo incredibile in curva nord, eccolo qua, tutta colorata di nero e poi un sole che sta uscendo, una lunga notte sta per scomparire all'orizzonte, il nostro sogno dell'avvenire, questa è la curva nord, c'è anche la curva sud che sta rispondendo con una bellissima coreografia, veramente uno stadio che forse nemmeno in Serie A si vede, o meglio forse sì, ma i brividi che ci stanno venendo sono veramente incredibile, vediamo se possiamo staccare anche sulla curva sud, Piero. Ma Piero, che cosa vuoi dire? Già non ho le parole, arriviamo al 90esimo, chissà che cosa potrà accadere. È veramente una coreografia meravigliosa. E tra l'altro mi hanno anche detto che quella dell'inizio del secondo tempo sarà ancora migliore. Che dire, aspettiamo un po' e poi saremo a vedere. Ancora sulla nord, bellissime queste immagini che vi stiamo offrendo con le brigate autonome livornesi che hanno appunto realizzato questa splendida coreografia anche in gradinata, anche in curva sud, insomma è un tripudio di colori Amaranto, Livorno in maglia Amaranto e calzoncini ovviamente Amaranto, classica casacca bianconera a scacchi per l'Alzano, Livorno che attaccherà nel primo tempo da sinistra verso destra, primo piano per l'arbitro, eccolo qua il signor Carlucci di Molfetta, Alzano che è già ai playout e quindi non ha granché da chiedere a questa contesa, sentite intanto la bolgia dell'Armando Picchi, si canta dappertutto, gradinata, curve, persino qua in tribuna, l'arbitro controlla che tutto sia a posto,
pieno di intesa con i suoi collaboratori. Conan Khan deve rientrare nella sua metà campo. È iniziata la partita che può dare a Livorno la Serie B. Gelsi, questi è Saverino Protti, fa la porta, gira per Mezzanotti, traversone, Alteri, Alteri, rete, 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 è un grande, grande Alteri, è un piacere che abbia segnato lui, a volte criticato ingiustamente, questi signori ha fatto dei gol che arrivano da tanto tempo che non si vedevano. Grande, Livorno 1, Alzano 0, rete di Alteri, esplode l'Armando Picchi, al 18esimo, eccolo qua Fabione Alteri, rivediamo Alteri, il pallone in rete, 1-0 per il Livorno, Ruotolo messo giù ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per gli Amaranto alla mezz'ora, praticamente, rigore. C'è stato un grande anticipo del nostro Protti che voleva fare lui il gol, è diventato la linterna, ha tentato il tiro, poi Ruoto, l'avete visto, eccolo qua, Ruoto che ha fatto un giochettino del suo, ha stoppato la palla, palla sul destro, sul sinistro e l'incauto. Il difensore bergamasco non ha trovato di meglio che scalciarlo sul piede d'appoggio. Protti, tiro, rete! Rete, 2-0! 2-0! 2-0! È simpatica, sembra che il Livorno stia perdendo 2-0. Quanta è la foga che sta mettendo in questi incessanti attacchi. Siamo già in recupero, Ruotolo, Protti, rete! Rete di Protti, 3-0, volevi il gol salvavita, eccolo! Giù il cappello signori, ovunque voi siate, giù il cappello per Igor Protti, veramente un giocatore da altre platee! Finalmente le altre platee le comincerà a vedere, perché... Siamo, anzi, le ritornerà a vedere. 3-0 per il Livorno. Il secondo tempo sarà soltanto il preludio della festa, Pier. E questa doppietta, se non sbaglio, potrebbe essere anche il giocatore Amaranto con il maggior numero di reti segnate. Dovrebbe aver superato quota 68. 27 in questo campionato per Protti, che adesso vedete sta... salutando il suo pubblico. 3-0 per gli Amaranto. Al mio cronometro mancano 30 secondi. Fanucci allarga le braccia, è finita! È finita! Il Livorno in Serie B! È finita! Il Livorno è in Serie B! Dopo 31 anni! Il Livorno torna in Serie B e lo fa con questa vittoria per 3-0, ma con tutto un campionato vissuto da protagonisti. E noi adesso lasciamo andare le immagini, adesso c'è anche l'inno che accompagna l'invasione, la festa, andiamo ancora, anche perché purtroppo, non per motivi, ripeto, dipendenti dalla nostra volontà, almeno un quarto d'ora di partita non è stata proprio perfetta. E quindi noi adesso andiamo avanti con queste immagini che ovviamente si commentano da sole. La festa di Livorno, dei livornesi, attesa da tanto, Piero. È difficile trovare le parole. Una squadra che in 34 partite mette insieme la bellezza, scusate l'emozione, di 73 punti.
ne vince 20. Mi perde uno, si lamenta che si è rischiato di rovinarci la festa. Veramente non c'è da dire niente. Serie B, Serie B. Noi andiamo avanti. Vedete, in maniera ordinata, i tifosi che festeggiano, non c'è stata, così come è stata promessa, l'invasione di campo. Anche se ora i cancelli sono stati aperti. Vedete, sotto la curva nord, i tifosi che provano a far rientrare gli altri. È ovviamente difficile riuscire a contenere la gioia di tutti. Andiamo avanti ovviamente con queste immagini. Il campo adesso è a metà almeno invaso dai tifosi. Livorno, ci piace dirlo ancora, torna in Serie B dopo 31 anni, dopo tanti bocconi amari ingoiati, e vedere i tifosi che baciano l'erbetta dell'Armando Picchi ci dà ancora un'emozione indescrivibile, incredibile. Provano a fare il loro ritorno negli spogliatoi i giocatori. Ma non è facile per loro. Il campo ormai è stato invaso. E il giro di campo forse non verrà effettuato, anzi, quasi sicuramente non verrà effettuato. Ma troppo grande questa gioia. Tutto davvero incredibile. Ora Protti sta uscendo Protti, almeno ci prova ad uscire dal rettangolo di gioco. Ormai completamente pieno il rettangolo di gioco. E il coro che ci piace far sentire questo. Sono sopra i tifosi, non sanno nemmeno loro come fanno, ma stanno sopra i tifosi.